Gabriele Montera, Una lotta per la vita, la tua associazione che nasce dalla storia di tua figlia. Brevemente ci racconti la storia di Giulia. Giulia nasce il 30 marzo del 2010 a Corigliano Calabro. Da subito, dopo 9 mesi di gravidanza, dicevano i medici tutto ok, ci accorgiamo che la bambina non sta bene. Corriamo subito per a spese nostre Roma, Milano, Genova, riusciamo a scoprire che c'era stato gli esiti ischemici anossici, mancanza di ossigeno al parto. Giulia oggi combatte con una paralisi cerebrale, ritardo neuromotorio, crisi epilettiche, distress respiratorio, apnea, tutto di più. Ultimamente a Genova abbiamo capito che la malattia è degenerativa. Occorre intervenire e presto farlo. Da qui la partita per la vita ed altre attività che andremo a fare, tra cui il film dove faremo i casting alla Conchiglia d'Oro a Mondello in via Chloe 9 domenica 13. Questo per cosa? Per riuscire ad aprire le porte, America, Toronto, Canada, ci sono tante strade percorribili dove già abbiamo i contatti, ma purtroppo lì la sanità non è come quella italiana, per fortuna da una parte ma per sfortuna dall'altra, lì si paga. Perché in Italia non siete riusciti a trovare una soluzione per Giulia? Non c'è? In Italia non c'è una soluzione perché in Italia, come in Europa, non in Italia, non è ammesso la cellula staminale sotto trattamento. Questo non è un'operazione che mia figlia va a fare, ma dei trapianti. C'era stato un flash negli ultimi periodi che speravamo che si aprisse qualche spiraglio, la cosiddetta metodo stamina, ma non è un metodo autorizzato, non è un sistema riconosciuto dall'Istituto Superiore di Sanità, non è un metodo che ha una sperimentazione alle spalle, infatti cura compassionevole, che significa appunto quando nulla più c'è da fare te la giochi tutta. Io vorrei sperare di giocarmela in America dove ho garanzia. Ci saranno altre partite per la vita allora? In Sicilia no. Ci sarà questa a Palermo, stiamo organizzando il casting e poi il film qui in Sicilia. Ma per cui è l'unica partita, io pensavo in altre città d'Italia. Sì, a Palermo, in Sicilia è unica tappa. Toccheremo Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Quanti soldi servono per Giulia? 248.000 euro, che non sono solo per Giulia, ma sono le spese da sostenere anche per tutto il circoscritto che c'è, non soltanto per le terapie, per un periodo di 3 anni e mezzo di somministrazione. Grazie. Grazie a voi.